sta in qualche modo danneggiando. Guardate che il tam tam, andate in Italia, che lì possiamo tranquillamente starci come vogliamo, provoca un afflusso superiore a quello che possiamo permetterci. È il tam tam ideologico che dobbiamo, e quell'elemento aiuta a bloccare il tam tam. Mi dispiace, Ignazio, scusami, qua il tam tam, qua c'è proprio tam tam. C'è un paese come la Tunisia che è saltato, purtroppo è saltato adesso, non è saltato 10 anni fa, per cui questa è una questione oggettivamente che non c'entriamo noi, non c'entra il governo italiano, ma il tema di fondo è che sappiamo tutti che in gran parte questi che arrivano in Italia non vogliono rimanere in Italia, vogliono passare dall'Italia. Sì, ma gli altri non li fanno entrare. Non li fanno qua. Voi, Fratelli d'Italia, se no faccio anch'io troppo l'ecumenico, per anni ci avete spiegato che il tema era risolvibile col blocco navale. Da quando la Meloni è andato al governo, giustamente, confermo, non ha più parlato del blocco navale. Se parli del blocco navale, il blocco navale non è vero che è impossibile. Che cos'è che lo rende difficile? Che ci vuole, come noi abbiamo sempre detto, l'accordo degli altri paesi. Se tu, allora, ma diplomaticamente l'abbiamo fatto ai tempi di Berlusconi con la Libia. Che cos'era se non un blocco quello lì, affidato alle motovedette italiane, affidate ai soldati libici? Quello era, e non partivano, non sono arrivati più in quel periodo. Quindi è difficile, hai ragione, Giorgia non ne parla perché non ci sono le condizioni politiche oggi, in Libia in particolare, per ottenere un accordo con i paesi costieri africani. Ma in linea teorica, e l'opposizione può essere teorica, non è che dicesse una bestemmia. Oggi sarebbe una bestemmia perché non è oggi realizzabile, ma se un domani avessimo un accordo con la Tunisia, con la Libia, con l'Egitto, per insieme fare dei flussi irregolari e non affidare chi vuole venire in Europa ai mercanti di uomini, sarebbe un blocco navale sacrosanto voluto da tutti.